Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova parte di Resident Evil Revelation 2. Speriamo che sia un po' più movimentata della parte precedente, che oltre ad essere... insomma, mi Ok, spiace sono se il video fuori. è venuto un po' troppo Adesso sulle lungo, tracce di Wesker. Già. però non mi sembrava il caso di, insomma, dividerlo in più parti, visto che sostanzialmente non Lo sai, succede niente. Fare due non sei parti costretta a dirmi come morte per forza. sarebbe Ma io stato resto. proprio... Voglio sapere la insomma... verità almeno quanto te. Non mi andava proprio di farlo, perché fare due video morti, no, proprio non esiste questa cosa. E quindi speriamo vivamente che questa parte sia un po' più movimentata, ma soprattutto che abbia qualcosa anche a livello di trama e Tanto di tempo fa storia. deve essere stata una sorta di miniera. Ok, questa è sicuramente la miniera che abbiamo letto nel diario del vecchietto, dove ci è andata a lavorare Irina. Allora, vediamo un po'. Barry, ricordo qualcosa. Quella donna stava laggiù da qualche parte. Ok. Scendiamo giù e troviamo una via per passare. Io spero di potermi fidare, Quella insomma, strega la pagherà di per tutto Natalia. quello che ha fatto a Moira. Non lascerò quest'isola se non con lei. Quindi spero che alla fine rimanga in vita, comunque. Allora, là c'è un oggettino. Ok, localizzato. Che adesso andiamo a prendere subito e poi... che schifo. C'è bava lì dentro. Allora, prendiamo un oggetto qua, un zaffiro che dà bei punti. E poi non dovrebbero esserci nemici, visto che, insomma, lei non ne rileva. Perciò entriamo e come prima cosa prendiamo questa mappa e vediamo un po' qua. Vedo solo, anzi non si vede niente. Si sente solo rumore. Sto alzando la vista ma non vedo davvero niente. Dove diavolo siamo ora? Va bene. Apriamo qua per vedere se c'è... Oh là là, polvere fumogena, che abbiamo visto che le bombe fumogene sono molto utili contro quei nemici zanzaroni. E quindi direi di farne. Oh cazzo. Non ci ha visto, meno male, meno male, meno male. Non dovrebbero essercene altri, quindi... Aspettami qui. Ok. Vabbè, ma va a cagare, Barry. Questa torcia del cavolo. Seguimi! Per il rotto della cuffia. Capisco perché cavolo si è accesa la torcia, visto che io l'avevo tenuta spenta. Comunque, qua ovviamente non possiamo passare, qua è tutto bloccato, dobbiamo salire dalle scale. Vediamo qua se nel frattempo c'è qualche oggetto da prendere che non fa mai male. Lascia cadere il mattone. Nemici sembra che non ce ne siano. Very good. Beh, qua non possiamo andare. Un nastro trasportatore sembra. Quindi dobbiamo continuare a salire. Possiamo C'è una salire solo col torretta. montacarichi.
Niente corrente. Questo è un problema. Ok. Guida del generatore. Tutte le attrezzature dell'impianto, quali l'ascensore e le porte automatiche, sono alimentate dai generatori posti nelle apposite aree. Se il generatore viene perduto, si guasta, andare al magazzino posteriore per trovare un generatore di riserva. Si raccomanda l'utilizzo dei nastri trasportatori per spostare i generatori. Ok. Allora dobbiamo andare a scovare i generatori. Però almeno abbiamo capito a cosa servono i nastri. Qua non si va più da nessuna parte. Sembra che il generatore sia stato rimosso. Ma va? Dovremo trovare un ricambio per farlo muovere. Non l'avevo proprio immaginato. Allora, dammi la piccola Natalia, anche se sembra che i nemici non ce ne siano nei paraggi. Tanto spunteranno dopo, sicuro al 100%. Allora, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Tutto questo. Beh, continuiamo. Pieno, dice lui. Non più. Allora, mi serve una sostanza puzzolente. Eccola qua. Combina con la bottiglia. Very good. Cosa cavolo è quella roba? Cos'è stato? Prevedo una boss fight anche alla fine di questo capitolo. Con quel coso. Anche questo non va. Oh sì. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Bene. Penso che abbiamo messo in moto i nastri. Madonna, mi ha fatto spaventare qua le cose che attraversano, le piante che attraversano il muro. E qua c'è sangue. Alcol. Vediamo qua. Le ultime parole di Irina. I corpi continuano ad accatastarsi qui. Ce ne sono così tanti. Oh mio Dio. Che cosa abbiamo fatto? Quella donna, quella Alex, non è venuta qui per salvarci. È venuta qui per distruggerci. Mio padre aveva capito tutto sin dall'inizio. E Irina è la figlia del vecchio delle fogne. Il suo scopo è quello di creare mostri in tutto questo, la gente continua a morire, e più noi l'abbiamo aiutata tutto questo tempo, che stupidi che siamo stati tutti iniettati con qualcosa, non so cosa, mi inizia a prudere, per non parlare dei loro corpi, iniziano a cadere a pezzi, quando inizia a diventare cieco allora è la fine e inizia lo stadio finale, è questione di tempo anche per me. Oh papà, come vorrei che tu fossi qui, vorrei poterti vedere ancora, quest'isola è andata, non è rimasto altro che morte, non so quanto tempo mi rimane. Non è morto. Le gambe sono... Le gambe sento divertente. Prude, inizia sfocato. Dolore, dolore, articolazione. Dio aiuto. Papà. Papà, papà. Ok. Vediamo un attimo di sistemare le armi. E poi proseguiamo. Ok, qui dentro in poche parole cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato là dentro. Deve essere stato l'interruttore del nastro. Eccolo qua.
Questo dovrebbe aiutarci a trasportare qualcosa là sopra. Ossia il generatore che dobbiamo trovare. Quindi adesso ritorniamo indietro, penso. Anche questo c'è. Però qua dentro dove poterci entrare, eh? In qualche modo. Ah, da qua. Metabina. Ah, ma qua è dove c'era quel coso schifoso che si è mosso prima. Aspettami qui. Ok. Anzi, fammi vedere. No. Rimani qui. Ok. Aspettami qui. Ok. Mio Dio, ma che casino. Mi sento male. Che schifo più che casino. Magari possiamo usare questo generatore. Ok, poso un attimo qua. Ah, questo è il generatore. Quanto sono scemo. Penso che sia il generatore. Aspetta un attimo. Sì, questo è il generatore. Ok, però si dice di trasportarlo qua. I nastri. Ah, ecco. Lo sapevo, non ho paura, l'ho detto, ho paura io. Anzi no, non l'ho detto ma l'ho pensato. Che diavolo è quella cosa? È un elefante con... Meno male che c'è sta montagna qua in mezzo che mi salva. Cavolo. Dai, mi lontano. Guarda che brutto. Sali. Non so se sia stata una buona idea. No, non è stata una buona idea per niente. Scendi, Barry. Scappa, Barry. Allora, tutto questo. Cazzo. Non devo dire parolacce. Cavolo, ti sto facendo. Oh, è morto, aspetta. Vita facile con sto coso, già l'ho capito. Guarda, mi ha bloccato l'uscita. E ora da qua. Aspettami qui. No, seguimi. Seguimi. Sì. Non ti arrampichi. Di sicuro mi romperei la schiena se provassi a portarlo fino al montacarichi. Vediamo se... Oh, lo posso fare. Beh, ovviamente sono spuntati i nemici, perché mi pare normale, no? Beh, spero che non mi vedano. Allora, qua se non sbaglio abbiamo attivato... il nastro trasportatore.
Mettiamo il generatore qui dentro. E poi via. Rimani lì! Subito! Vieni con me! Arrivo! Bravo, Barry. Adesso... Rimani qui. Ok. Aspettami qui. Ok. No, 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 no. Ti prego, perché l'altro è ancora girato. Madonna, che culo, non mi ha visto. Allora, vediamo che giro fai. Un po' più in qua. Dove stai andando? Eccolo qua che torna indietro. Insomma, avessi saputo che andavi fin laggiù, ti attaccavo. Ok. Adesso giro, ti vai via. Very good. Questi nemici è meglio non una ma 20.000 volte ucciderli così. Ok, prendiamo nuovamente il generatore. Mi sa che lo dobbiamo mettere qua per il momento. Ah, ok, ho capito. Una a destra e una a sinistra. Seguimi. Aspettami qui. Mi dispiace. Aspettami qui. Mi dispiace. Dai. No. Gli allarmi non mi piacciono. Allora Natalia, andiamo da Barry. Brava bimba. Mi sembra strano che devo farla salire lì. E infatti, qua allora ci dovrò andare con... con Moira e con e con Claire. Scusate se mi incanto ogni tanto, ma nel frattempo guardo le cose da fare. No, 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 mi sa che devo mettere la cassa lì e far salire Natalia. No, no. Vediamo. Vieni con me. Arrivo. Perfetto. Dai, ci sono arrivata prima del previsto. Che se tecnicamente potevo salirci anche con Barry. E cosa ci fa sto tizio lì su? Con un'arma, per giunta. Tu
quando sei arrivato? O eri già lì? Probabilmente. Cioè, cos'è solo per il fucile? Se permetti. No, dammi le SVD. Allora, vediamo. No, niente. Meglio non sprecare le munizioni, va? Allora, là c'è il nastro trasportatore per portare il generatore. Vieni con me. No, mi dispiace. Sì, come no, mi dispiace. Aspettami qui. Ok. Buono. Vediamo da dove devo entrarci. Da qua. Seguimi. Sì. Dove cavolo ho lasciato il generatore laggiù? Allora, adesso vediamo di capire che giro fa quel coso. Eccolo là. Aspettami qui. Ok. Non mi hai visto, vero? No. Buono. Così apriamo anche la porta. Vieni con me. Arrivo. Beh, non ci sono neanche nemici. Altri nemici più che altro, perché... sono piena di erbe e di tutto. Ok, adesso aspettami qui. Andiamo a prendere il generatore e portiamolo qui su, in modo da farlo arrivare all'ascensore. Questa parte con Barry è molto... non saprei. Molto piatta. Seguimi. Ok, nuovo salvataggio. Prendiamo subito la piccola Natalia, perché non si sa mai i nemici che hanno intenzione di comparire così dal nulla. E vabbè. Lassù ce n'è uno che non c'era, cioè non me lo ricordo.
Ah, eccolo là, è ancora quello. Aspettami qui. Ok. Ma vabbè. Aspettami qui. Ma no, okay. Seguimi. Sbagliato. Sì. Adesso andiamo a metterlo lì per fare in modo che vada su. Eccolo là. Come faremo a farlo scendere? Lo butto così? Con tutte ste botte che sta prendendo non so se non... come continua a stare... insomma a funzionare. Ecco. Ce l'abbiamo fatta. Tanto adesso sto coso si sveglia. Vieni qua Natalia. Vieni. Andiamo. Cazzo. Non il fucile di precisione. Oh lei, meno male, va. Che brutto che sei. Andiamo. Seguimi. Sì. Ok, questa parte ci fermiamo qua. Vediamo cosa ci aspetterà nella prossima parte. Grazie ancora per averci seguito. Ciao ragazzi.